Comandante, siamo quasi al termine del nostro viaggio, breve ma veramente intenso. Prima di trarre le nostre conclusioni, che tra un po' le farò, sembrerà, anche banale sottolineare quest'altro aspetto. Molto spesso le persone hanno paura di denunciare atti legati alla criminalità organizzata, legati appunto 'ndrangheta, e mi piacerebbe che anche lei, nella figura che riveste, sottolineasse quanto sia importante fidarsi, della divisa delle forze dell'ordine. E quindi, l'antistato non deve, prevalere verso appunto il concetto di onestà, di bellezza anche della nostra Calabria. Cioè, inviti e esorti anche a denunciare perché, le forze dell'ordine ci sono. Certo, le forze dell'ordine ci sono, ci siamo noi a Platì, siamo l'unico presidio delle forze dell'ordine, diciamo, costante sul territorio. Esortiamo tutti a denunciare, a uscire da questa omertà, perché sì, per un futuro migliore per la società, ma soprattutto per le nuove generazioni, soprattutto che Platì è pieno di giovani, di ragazzi, c'è una natalità altissima, quindi vogliamo che le future generazioni si possano approcciare a del positivo, non seguire le orme dei propri, diciamo, dei propri parenti, di chi ha avuto problemi con la giustizia. E quindi un'esortazione a questo. Certo, Un grazie po' ci comandante. stiamo riuscendo, nel senso che qualcuno comincia a denunciare, però certo non Non è un passaggio così Non è semplice, semplice, non è ci un vuole del passaggio tempo, così ci vuole del semplice perché tempo. sono quelle culture radicate dove smontarle, fatemi passare il termine, non è semplice, però voi attraverso il vostro lavoro costante, noi anche come diciamo emittente o comunque testata giornalistica vi seguiamo, seguiamo quello che fate, ovviamente non solo Platì, ma quello che accade nella nostra Calabria, quindi è un lavoro costante e per quanto ancora c'è tanto da fare, io non vorrei fare né retorica né dire cose scontate, però qualcosa si sta muovendo. Noi di Calabria News 24 siamo venuti ovviamente qui per capire, perché per me è stata veramente la prima volta ed è stata un'esperienza anche forte che mi porterò veramente, ma non lo dico nell'accezione negativa, lo dico anche nell'accezione positiva, perché tocchi con mano quello che fa parte anche del tuo bagaglio da cittadina calabrese, perché questa è la nostra storia, noi siamo fatte di cultura, di bellezza, di arte, di filosofi, di poeti, di tutto e di più, noi veniamo dalla Magna Grecia, ma abbiamo anche 'ndrangheta, per cui questo è. E siamo venuti qui, dicevo, riprendo, ricollego il ragionamento, per capire se in questo territorio ci sono ancora latitanti. No, allo stato attuale non ci sono persone da ricercare, Non ci sono persone da quindi il lavoro ricercare. fatto negli anni, anche il fatto che comunque la cultura sta cambiando, non ci sono più gente da ricercare. È stato abbastanza interessante, è stato veramente con abnegazione, siamo riusciti a risolvere questa problematica, diciamo, della latitanza. Poi i rinvenimenti di bunker ne abbiamo fatti tantissimi e quindi si sentono più con il fiato sul collo rispetto a prima. La tecnologia avanza, i modi, la polizia giudiziaria, le Cioè loro si procure. sono evoluti, ma vi siete evoluti anche voi. Ci siamo, sì, ci siamo evoluti anche noi, loro si sono evoluti, siamo supportati bene dalla magistratura, dalle varie istituzioni. Proprio ieri abbiamo fatto un incontro con le scuole, quindi con i giovani, dove abbiamo parlato di legalità, abbiamo parlato di problematiche varie, abbiamo esortato questi giovani alla legalità e per un futuro migliore, per una società più sana. Ce lo auguriamo e speriamo bene. Un'ultima domanda, comandante, prima di chiudere. Che ne sarà di questo posto? Ci saranno sicuramente, non so se i proprietari. Se andrà in confisca, se verrà La procedura riassegnata, non c'è però ancora per la ancora confisca. che noi non sappiamo nulla sulle procedure. Ci auguriamo che questo posto, che adesso diciamo, avete
abbiamo ripercorso la illegalità, diventa legale, diventa un qualcosa socialmente utile, qualcosa che possa fare bene per il futuro. Come ce ne sono tanti poi in Calabria, beni confiscati alla mafia, che servono per accogliere anche persone meno abbienti, che servono appunto per, nascono associazioni di volontariato sulla, come dire, sull'aiuto a donne che hanno bisogno di aiuto contro la violenza di genere e quant'altro. Chiudiamo questo racconto. Io la ringrazio perché grazie anche a Pierpaolo Livito e ai colleghi, insomma, che sono qua, Vincenzo Provenzano, Mario Tosti, abbiamo cercato di raccontare un frammento della nostra Calabria. È solo un frammento, perché come dicevo prima, noi ci occupiamo anche di tanta cultura, la Calabria è tanto altro e non voglio dire frasi scontate, però anche questa è la nostra Calabria. Quindi attraverso questo nostro racconto vi abbiamo voluto far addentrare, non siamo i primi sicuramente e non saremo gli ultimi, ma anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte, addentrarci in un qualcosa che veramente è quasi inimmaginabile per chi non lo vive in prima persona, come in maniera modesta abbiamo fatto noi stamattina. Grazie per averci accompagnato, ringrazio ancora il maresciallo maggiore Luigi Di Gioia, che è il comandante della caserma di Platì, anche gli altri insomma, militari che sono stati che ci hanno aiutato in questo nostro percorso, e spero che sia utile. Che sia utile per noi, dalle giovani generazioni, da noi adulti, per capire chi siamo, da dove veniamo e per capire che vince sempre l'onestà e la cultura, perché comandante, il soldo facile, la ricchezza o comunque far parte di un mondo buio alla fine non paga, vero? Certo, no, non paga, certo, bisogna alzarsi il mattino, guardarsi allo specchio in modo pulito, molto, sicuramente è meglio rispetto al guadagno facile, al soldo facile, certo, poi si paga, il conto arriva per tutti. Il conto si paga, il conto lo pagano tutti. Io chiudo con questo, grazie per essere stati con noi.